Signor Luigi, sì, sono io. Buongiorno. Devo soltanto chiedere per telefono un ricordo di suo figlio, insomma. Ma ce ne sono già tanti ricordi. Se io adesso vado a vedere, a ritornare tutti indietro, i ricordi di mio figlio è ancora un'altra pugnalata. Però in queste situazioni noi, una situazione di non poter neanche parlare, neanche il minimo ricordo del figlio ci distrugge. Ma lui aveva grandi ambizioni per questo viaggio col figlioletto appena nato, insomma, aveva 18 mesi. Ma no, ma lui aveva solo quel bambino, con la mia compagna aveva solo quel bambino di 2 anni che è stato ucciso insieme al padre. Poi della famiglia precedente aveva un altro, ma quello ha niente a che fare con questo. Aveva, immagino che il genitore aveva grandi progetti per un figlio, questo era enorme, però loro non è che sono andati in viaggio. Erano andati semplicemente a trovare gli altri nonni e potenti che avevano una casa vacanza a Santo Stefano di Perù ed erano andati a fare una settimana per rilassarsi un po', dato avere le ferie, sono andati là e hanno portato il bambino anche per fargli cambiare anche. Allora sono andato a farsi una settimana e passare qualche giorno in tranquillità, di riposo e di passeggiate e ci hanno rimesso purtroppo la pelle. Ma lei non arrabbia per questa donna? Cosa posso dire? Che la amo, che la stimo, che la cosa. È logico che è tutta rabbia. Ma siccome sono una persona molto razionale, molto rigorosa, non rancorosa, e non è che mi auguro chissà le cose, l'unica cosa che mi auguro è che ci sia giustizia, che sia fatta giustizia.